Benvenuti ad una nuova puntata di Sindaci si diventa, la rubrica del blog Fiume in Piena, e questa volta siamo qui con Estrino Montino, candidato del centrosinistra per le elezioni comunali di Fiumicino. Io partirei subito da una domanda chiave: cosa c'è nelle sue 10 liste, in un breve? 10 liste, c'è di tutto, c'è il centro-sinistra classico, poi c'è anche il centro. Il centro che stava con Canapini in questo periodo e che per una serie di ragioni, anche per un giudizio politico dato sul governo, diciamo, precedente, ha scelto di stare con me, candidato di centro-sinistra. Futuro dei giovani. A futuro dei giovani bisogna puntare molto sull'economia locale. L'economia locale è questa la prospettiva, ci sono grandi potenzialità inespresse, non utilizzate, dai grandi luoghi alla natura, all'ambiente, al mare, all'economia del mare, all'archeologia. L'archeologia lasciata completamente in uno stato di abbandono. E poi naturalmente promuovere delle regole, soprattutto delle regole sociali, per garantire la continuità del lavoro anche all'interno Scuola e strutture. dell'aeroporto. Scuole e strutture, la scuola nella sua interezza, noi abbiamo la parte che si riferisce alla prescuola, chiamiamola così, asili nido, scuola materna, dove abbiamo un deficit enorme, 1600 bambini che non trovano soluzione. Cominciamo a avere problemi in qualche luogo anche di scuola primaria. Naturalmente va fatto un lavoro che è di potenziamento, ma in particolare anche di forte investimento sulla scuola. È uno dei problemi più importanti, e dentro questo naturalmente c'è da risolvere il problema del precariato della scuola, degli asili, che è enorme. Quanto è importante il turismo nel nostro territorio? Il turismo è decisivo non solo il turismo estivo, non solo quello balneare, ma il turismo nella sua complessità. Noi abbiamo un entroterra grandissimo, fatto di agriturismo, fatto di località straordinarie, castelli, ville storiche, che sono tantissime, disseminate in tutto il territorio, anche il territorio del nord. E quindi noi dobbiamo utilizzare tutta questa potenzialità, l'ambiente, e farlo diventare meta turistica, occasioni turistiche, allungando la stagione turistica anche nei mesi invernali. Scandalo scrutatore. Gravissimo, è solo in questo comune in Italia è successo un atto di prepotenza di questa natura. Non si può arrivare alla nomina di 212 scrutatori e 205 sono del centrodestra. E dentro questi 205 sono amici degli amici, sono parenti, sono zii, sono nonni, sono di tutti i livelli di parentela. Questo è un fatto di una gravità straordinaria, eccezionale. Anche il prefetto è intervenuto, non c'è nulla da fare. Tuttavia prenderemo le misure soprattutto all'interno dei seggi. Cosa ne pensa invece della competenza e della qualifica che devono avere i consiglieri? Ma competenza sempre, non ci sono tuttologi, ci deve essere una competenza per tutto, c'è una competenza anche per le persone che fanno politica. Non si possono improvvisare, non si possono improvvisare amministratori se non hai amministrato nulla. Anche se tu hai amministrato una società privata, questo non significa che sei un amministratore pubblico. Amministratore pubblico è una cosa un po' più complicata, è una cosa un po' più complessa, e soprattutto l'amministratore pubblico deve avere un profilo civico, un profilo alto, un profilo che, quando è eletto amministratore pubblico, sei l'amministratore di tutti, di tutta la città, compreso anche di chi non ti ha dato un voto. B4A, cos'è e come si può risolvere? Ma B4A è una sigla di carattere urbanistico, sostanzialmente. Non ce l'abbiamo solo all'Isola Sacra, ce l'abbiamo anche a Aranova, nelle altre località. Sono dei comparti edilizi. Per quanto riguarda, l'Isola Sacra, è legata direttamente alla messa in sicurezza dell'argine di Fiumara. In questo caso abbiamo fatto un'importantissima iniziativa l'altro ieri con l'assessore all'urbanistica della Regione Lazio, e
credo che noi stiamo pagando, diciamo, anni di disimpegno, di incapacità anche, anche di confusione amministrativa, perché si urla ma non si risolve. Dobbiamo avere la capacità, io penso che questa non manchi, per portarla a soluzione rapidamente. Questione aeroportuale. Dell'aeroportuale, io sono, continuo a dire, ma non sono solo, c'è con noi c'è anche il presidente Zingaretti, poi ci sono anche i gruppi parlamentari, che non serve la quarta pista. La quarta pista è un monumento alla speculazione, un monumento allo spreco, è un monumento al conflitto di interesse. Servono invece investimenti dentro il sedime aeroportuale, perché il problema dell'aeroporto sta nella riorganizzazione del sistema aeroportuale attuale. Si invoca sempre, si fa l'esempio di Heathrow, che è l'aeroporto di Londra, che ha 100 milioni di passeggeri l'anno. Io vorrei ricordare sommessamente che quell'aeroporto ha due sole piste, ha solo 5 terminal. Noi invece abbiamo 3 piste e un termina soltanto. Il problema sta qua. Lungomare, cosa si può cambiare? Lungomare si può cambiare molto. Il lungomare per me si può dare continuità da Passoscuro fino ad arrivare a Fiumara Grande, 23 km di mare, di costa, attraverso un'infrastruttura bellissima che cambia il volto della nostra città. Questa infrastruttura è una lunga pista ciclabile, che poi quando arriva a Fiumara Grande si attesta sopra l'argine di Fiumara Grande e ritorna indietro per ritornare su Fiumicino, sul Porto Canale, e quindi creare un senso, diciamo, proprio di tipo ambientale che trasforma completamente la nostra città. Ora, questo non significa naturalmente non lavorare anche sul sistema della viabilità nostra che collega Passoscuro a Fiumicino. Bisogna fare degli interventi sulla viabilità esistente per migliorarla, per metterla in sicurezza, però la vera infrastruttura è collegare Passoscuro con Fiumara Grande con una pista ciclabile. Per chiudere, perché ha scelto di tornare a Fiumicino? Ma è un atto d'amore per la mia città. Io sono nato a Maccarese, ho fatto politica sono cresciuto qua, ho fatto politica prima nel sindacato, nel sindacato dei braccianti di Maccarese, e poi, diciamo, in politica in quanto tale. Ho fatto nell'85 il presidente della circoscrizione 14esima, cioè questa di Maccarese Fiumicino, e naturalmente dopo aver fatto tante altre cose, compreso il parlamentare, naturalmente è un atto d'amore di ritorno per la mia città, per dare una mano per risolvere qualche problema. Grazie. Prego. Grazie.